Era. Buongiorno a tutti, io sono il segretario del Forum del Terzo Settore della Lombardia, che è formata questa segreteria da 4 persone, sono i rappresentanti, mentre spiego un attimo cos'è questa struttura e come si rapporta col CSV e poi anche con la Caritas. È una struttura che vede appunto 4 rappresentanti delle più grosse organizzazioni, o tra le più grosse organizzazioni che fanno parte di questa associazione, che si chiama appunto Forum, che è una struttura di secondo se non terzo livello, nel senso che i suoi aderenti sono delle organizzazioni, nel mio caso io sono dell'Ausa Lombardia, che aderisco al Forum del Terzo Settore, e la mia organizzazione ha quasi 500 unità locali distribuite nella nostra regione, per cui concretamente è una struttura che rappresenta strutture di secondo livello. E tanto per darvi l'idea, a livello regionale le associazioni, le organizzazioni che fanno riferimento al Forum del Terzo Settore sono quasi 17.000, per cui una ricchezza di organizzazioni strutturate, organizzate, che fanno riferimento a dei coordinamenti sia provinciali sia regionali abbastanza estesa. Prima il mio collega parlava del CSV, Centro Servizi Volontariato. Allora, c'è un intervento specifico previsto dalla legge sul centro, sul volontariato, e poi all'esterno del volontariato ci sono tutte le organizzazioni, le più differenti, che fanno parte anche loro del Forum del Terzo Settore, che sono le associazioni di promozione sociale, che sono le cooperative sociali di diversa tipologia, A o B, che sono le fondazioni. Cioè, c'è un mondo variegato che noi rappresentiamo in ogni caso, nonostante il numero notevole di associazioni aderenti, di organizzazioni aderenti, in maniera molto parziale. In questa fase particolare, adesso naturalmente poi uno ha l'attenzione specifica su alcuni ambiti, è partita per esempio anche la campagna relativa alla Regione Lombardia, alle elezioni alla Regione Lombardia, si parla di società civile, si parla di persone che vengono dalla società civile, ma lo stesso ragionamento rispetto al welfare. Si sta molto parlando, intervenendo rispetto al welfare locale, che alla fine è questa messa insieme di quello che è il sistema privato, di quello che sono le associazioni, di quello che sono il volontariato, con l'ente locale, cioè stabilire una nuova relazione, un nuovo rapporto, una nuova politica nel senso di interesse della polis, non politica perché uno si deve candidare alle elezioni amministrative o regionali, ma di interesse della polis. Si individua questo come una potenzialità, no? Quest'anno è l'anno dell'invecchiamento attivo, che naturalmente sottolinea proprio questo aspetto, come la persona di una certa età può essere, risultare utile alla sua comunità, individuando la comunità come il luogo preferenziale rispetto al quale il nostro paese può in ogni caso pensare di svoltare pagina, recuperando appunto le risorse, il riconoscimento rispetto ai territori, limitando la frammentazione. Ecco, la mia struttura ha proprio questo compito, quello di a 18 strutture e forum all'interno della Regione Lombardia, e il suo compito è proprio quello di tentare di mettere assieme le varie risorse sociali presenti sul territorio e attraverso queste risorse sociali vedere di contribuire in un rapporto con le istituzioni, salvaguardando quelli che sono i ruoli differenti, contribuire naturalmente alle politiche di sostegno, di accompagnamento. Chi ha fatto l'amministratore locale, io ho fatto l'amministratore locale, mi rendo conto anche soprattutto in questa fase che queste politiche di sostegno del tessuto sociale all'interno dei diversi territori sono essenziali. La gente non ha necessità di trovare dei riferimenti, di essere accompagnata, di essere sostenuta, di capire come può affrontare determinati problemi, partendo naturalmente dal lavoro, alla formazione, allo sviluppo economico, alla casa e via dicendo, alle politiche sociali. Per cui sono reti essenziali, sono reti utili, sono reti che sono importanti, e capire meglio quello che è la dimensione, le caratteristiche, le capacità di intervento diventa anche per noi come Forum essenziale. Grazie.